Buongiorno, il libro di cui vorrei parlarvi oggi è I bambini del mercato di Edgar Lee Masters, edizioni Elliot. Si tratta di una rarità in un certo senso, perché è uno dei tanti romanzi, opere teatrali, poesie, eccetera, che il poeta Edgar Lee Masters, famosissimo per l'antologia di Spoon River, scrisse nel corso della sua vita e che non ebbero alcun successo e quindi non sono mai stati tradotti in italiano. Quindi questo libro, che uscì nel 1922, arriva soltanto oggi, 2021, sui nostri scaffali in traduzione. I bambini del mercato cui fa riferimento il titolo sono gli americani. Gli americani dell'Ottocento visti attraverso gli occhi di un giovane inglese che si trova, a causa di un'eredità, a passare la maggior parte della sua vita nell'Illinois, dove conosce tutte le problematiche relative soprattutto al discorso razziale e allo schiavismo. Il libro può anche essere letto come una biografia fittizia di un politico del tempo, Stephen Douglas, di cui si suppone che il narratore protagonista sia amico, molto amico anzi. Stephen Douglas, un politicante che sacrificò tutta la sua vita al benessere e al prestigio degli Stati Uniti, a cercare di creare questa nuova nazione, terra delle opportunità, ma che in sé aveva anche tutti i difetti, diciamo, tipici che Lee Masters trova tipici degli americani, primo fra tutti l'attaccamento al denaro e l'estremo materialismo. Il titolo Bambini del mercato viene da un versetto evangelico, del Vangelo di Matteo, dove il Cristo paragona gli uomini e le donne della sua generazione a bambini che stanno sulla piazza del mercato e fanno i capricci, si lamentano dicendo abbiamo suonato e non avete ballato, abbiamo pianto e non ci avete consolato, eccetera. Quindi gli americani sono visti un po' come già aveva fatto Mark Twain quando li definì di innocents nel suo libro The Innocents Abroad, gli innocenti. Ecco, anche Lee Masters li vede appunto come bambini capricciosi, litigiosissimi. Il libro rende ragione di tutte le discussioni, le polemiche politiche di quegli anni, fino ad arrivare alla elezione alla presidenza di Lincoln e allo scoppio della guerra di secessione. La morale del libro è nelle ultime righe, quella di Walt Whitman, ovvero sia obbedisci poco e resisti molto. Grazie, alla prossima. Buongiorno a tutte e a tutti, ascoltatrici e ascoltatori, appassionati di letteratura del Voltiamo Pagina. Questa settimana ritorna Marilynne Robinson, classe 1943, ma classe in abbondanza. E ritorna soprattutto il suo personaggio principale, protagonista già di una trilogia, Gilead. Jack Gilead, in questo caso è intitolato semplicemente Jack, edizioni Einaudi, come tutti i libri pubblicati in Italia per Marilynne Robinson. Beh, un ritorno che lo vede segregato, nascosto, dentro un cimitero, il cimitero di Bellefontaine. Perché? Perché va a trovare la vecchia madre defunta. Al momento delle esequie, lui, in quanto a disagio nei confronti del resto della famiglia, per aver combinato troppi danni, si dice non troverò mai più redenzione per quello che ho fatto, e quindi va in gran segreto all'interno di questo cimitero. Lì resta fortuitamente chiusa una visitatrice. Ricordo che siamo a St. Louis, nel sud degli Stati Uniti d'America, e il cimitero di Bellefontaine è un cimitero per bianchi. Resta fortuitamente all'interno del cimitero una ragazza afroamericana. È una ragazza agiata, è un'insegnante, è una ragazza che sta bene. Beh, passeranno insieme tutta la notte, parleranno di filosofia,
parleranno d'amore, parleranno di passione. Jack vuole proteggerla da eventuali malintenzionati o da casi non certo belli che le possono capitare, ma soprattutto vuole proteggerla da se stesso, da Jack stesso. Perché? Perché è stata, uno dei danni, tra virgolette. Questa ragazza ha avuto il cuore infranto dallo stesso Jack, che intanto e nei momenti di dialogo pensa: non potrei neanche più rimediare, perché siamo nell'America segregazionista e un'eventuale nostra unione non sarebbe permessa. Insomma, i contenuti sono questi, la scrittura è quanto mai poetica, romantica. Ricordate Le cure domestiche, un capolavoro assoluto di Marilyn Robinson. Ecco, la linea la conosciamo di questa grande scrittrice, e in questa storia, in questa muta conversazione anche di corpi, troveremo un altro grande capolavoro. È il libro della settimana, Jack, Marilyn Robinson, edizioni Einaudi. Grazie per l'attenzione, buona giornata e buona lettura.